In occasione di Internet Festival, la kermesse che riunisce arte, nuove tecnologie e il mondo dell'informatica, lo spazio delle logge dei banchi nel centro storico di Pisa dal 10 al 13 ottobre si trasforma in una galleria a cielo aperto con le opere di No Curves, l'artista italiano tra i maggiori esponenti della tape art. I ritratti di Steve Jobs, Samantha Cristoforetti e Adriano Olivetti sono realizzati con il nastro adesivo con uno stile unico e geometrico, caratterizzato dalla totale assenza di curve e rotondità. L'artista, che ha collaborato con prestigiose istituzioni quali il Barbican Center di Londra e con top brand del calibro di Adidas, BMW, Marvel, Microsoft, Nike, Red Bull e molti altri, ha scelto questi tre pionieri per celebrare la storia di uomini e donne che con le loro invenzioni e le loro imprese hanno creato una connessione indissolubile tra il mondo digitale e quello reale. Sempre alle logge dei banchi sarà visibile durante i giorni di Internet Festival anche la bolla più 2 di Legambiente, una grande installazione interattiva che vuole far riflettere i visitatori sul cambiamento climatico e sulle buone pratiche per non distruggere gli equilibri naturali del nostro pianeta. Questa è la bolla più 2 gradi. L'abbiamo chiesta in prestito al Circolo di Legambiente Firenze e abbiamo deciso di portarla all'Internet Festival come enorme pretesto per parlare di un enorme problema, quello dei cambiamenti climatici. All'interno della bolla infatti si possono percepire i famosi 2 gradi in più in cui accorreremo se da adesso non inizieranno i governi a intraprendere dei drastici cambiamenti nel modello di sviluppo e se noi non rimetteremo in discussione i nostri stili di vita. Quindi ci è sembrato importante in un festival come questo, in questa città, portare la voce appunto dell'ambientalismo, dell'attivismo ambientale, una voce che ormai non si può più non ascoltare.